Oh,
Lara all'arrivo dello slalom di Torano per Mo, è contentissimo perché a Torre Grotta ha raggiunto un obiettivo importante, campione italiano gruppo S. Sì, sì. Allora, l'hai inseguito per diverso tempo, hai rincorso questo titolo e ci sei riuscito. Che soddisfazione ti dà questa vittoria del campionato italiano? Ah, una soddisfazione veramente bella, perché ci tenevo, l'ho cercato, l'ho voluto, me lo sono fatto tutto, non ho saltato una gara. Sono orgoglioso di essere stato insieme a tutti i migliori che ci stanno nella piazza e di aver fatto un campionato insieme a pure quelli che se la stanno giocando nell'assoluta, perché sono contento che grandi amici e tutti veramente bel risultato. E di aver portato questo campionato italiano gruppo S in Calabria e soprattutto nella scuderia del dottore Denisi, che sicuramente... Bravo. Io che voglio ringraziare tanto il dottore, veramente di vero cuore, alla figlia Elisa, di quanto ci è stata vicina a tutti i piloti, non solo a me personalmente, e poi voglio ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicino, che mi hanno seguito gara per gara, che mi hanno sostenuto, i miei sponsor, alla Nemesis, FVZ e tutti gli altri a seguire, e voglio ringraziare veramente tutti. Questo titolo lo dedico a tutte le persone, non c'è una persona principalmente lo dedico, tutti in generale, lo dedico a me stesso che l'ho desiderato veramente e l'ho sudato. E quindi voglio augurare tutte le cose più belle a tutti quanti stanno. E lo dedico alla mia Calabria e a tutta la mia famiglia. Grande Agostino, e la vittoria in questo slalom di Torano passa in secondo piano. Grazie, grazie. Al numero uno sempre. Ciao a ciao tutti. Agostino. Ciao, ciao. Ultimo trofeo dedicato a Edoardo Basile, consegna Guido. Il figlio Guido, eccolo qui, e questo trofeo è stato assegnato alla vettura che secondo un giudizio personale era una delle più belle vetture in gara, nonché anche fresco campione italiano, Agostino Fallara. Campione italiano gruppo S 2020, quindi ha vinto la settimana scorsa, grazie ad Agostino, tanto ci vediamo più tardi. S4, primo classificato Agostino Fallara. Fanno troppo chiasso sta piloti per passione però, eh. Mamma mia! Quinto allora, classificato Giovanni Priolo. Prendi la coppa, resta a fianco qui. La bustina in mano. La bustina dell'Anduia è fondamentale. Ok. Rimani con noi, così facciamo la foto dei primi cinque. Quarto classificato Agostino Fallara. Landuglio. Mannaggia. Terzo classificato Antonino Branca. Secondo classificato Carmelo Scaramuzzino. Primo classificato indovinate, gara dell'Asa, partecipante Gaetano Rechichi. Chi vince? Gaetano Rechichi. È un abitué ormai, quando faccio io una gara di slalom lui vince e quindi gli porta bene la Sacastro Villari. Complimenti. Guarda qua, vieni, un uccellino.